quando mio padre moriva, sentendosi privilegiato perché ha potuto morire a casa propria, con non solo la sua camera, i suoi mobili, ma soprattutto il suo cane vicino, ha pensato che quelli meno privilegiati non avrebbero potuto avere questa fortuna di vivere in casa la loro fine. Quindi lui ci ha suggerito, mio fratello e me, fate qualche cosa affinché i vecchi possano morire a casa propria. Le ultime volontà del barone Goffredo de Banfield, affidate ai figli Raffaello e Maria Luisa, hanno fatto sì che 25 anni or sono nascesse a Trieste l'associazione a lui intitolata per l'assistenza agli anziani. In un quarto di secolo la de Banfield si è presa cura di oltre 7.000 persone. Attualmente ne assiste ben 1.360, con uno staff di 15 operatori professionali e decine di volontari. Nel tempo sono venuti molti volontari, a questo punto ne abbiamo più di 70 e ne siamo veramente non solo felici ma anche fieri, perché siamo felici per quello che possono operare. E allora si integra molto il lavoro fra il professionale e quello volontario. Sono tutti impegnati a migliorare la qualità della vita degli anziani non autosufficienti e dei loro familiari, ricercando e offrendo soluzioni che privilegino la permanenza nel loro domicilio. E sono sempre più numerose le persone che si rivolgono alla de Banfield per un aiuto. L'associazione opera a Trieste da 25 anni ed è un'associazione molto conosciuta, per cui la maggior parte delle persone, direi il 50%, arriva all'associazione perché ci conosce, per passaparola, perché ha conosciuto qualcuno che ha utilizzato i nostri servizi. Vero è che l'altra parte delle segnalazioni ci arrivano direttamente invece dai servizi pubblici. C'è un lungo lavoro di rete che è stato fatto in questi anni con l'azienda sanitaria, con il comune, per cui questi enti stessi molto spesso ci segnalano dei casi sui quali chiedono un contributo e una collaborazione. Una volta che una persona entra qui nella vostra sede, cosa succede? Succede che la porta di accesso alla nostra attività, all'associazione, è senz'altro il servizio di consulenza, che è il servizio che accoglie il familiare o l'anziano stesso e affronta per primo il problema. Un problema che spesso va sviscerato, va compreso, va capito. Non abbiamo limiti di tempo, per cui la persona si trova in un contesto senz'altro anche molto tranquillo, molto rilassato, per cui può parlare di questo problema e insieme con i nostri operatori costruire un progetto di cura. E dopodiché si procede con una serie anche articolata di servizi. Può essere che la persona abbia bisogno di un'assistenza domiciliare, quindi di un aiuto di tipo infermieristico o di tipo riabilitativo con l'aiuto dei nostri fisioterapisti. Può avere un bisogno di sollievo del carico del familiare. In tal caso interviene il volontario, che va a casa e aiuta, sta vicino alla persona e dà un po' di sollievo alla famiglia, magari con piccole mansioni di aiuto, fa la spesa e così via. Un caso emblematico del tipo di assistenza fornito dalla de Banfield è rappresentato dalla famiglia composta da Giovanni Strada e Anna Maria Dobner. Oh, ecco i soliti. Buongiorno. Benvenuti. Attesi come sempre. Buongiorno. Sono soli a Trieste. Abitano in una casa senza ascensore e il signor Giovanni sta per compiere 95 anni. Certo che sono tanti, ma però se le ginocchia funzionassero bene, ecco, l'unica roba che bisogna, cambiano il cuore, il fegato, cambia anche il genere, no? Per questo un volontario, un'infermiera e una fisioterapista si alternano nella loro abitazione, consentendo agli anziani coniugi di restare nella propria casa. E pensare che la prima volta in cui la figlia, residente a Milano, si rivolse alla de Banfield, la signora Anna Maria si arrabbiò non poco. Mi ha dato fastidio, molto, perché mi sentivo ancora giovane, ancora autonoma e valeva anche per mio marito. Li abbiamo conosciuti immediatamente, ci hanno aiutato in parecchie piccole cose, al momento erano piccole e dopo nel tempo si sono ingigantite. Ma oggi, a distanza di qualche anno e con diversi acciacchi in più, confessa che con la de Banfield si è trovata sempre molto bene. Molto, molto bene. Anzi, mia figlia dice, a Milano questo non l'avreste avuto, questo lo dà per certo.
E anzi un vero rapporto di amicizia quello che lega ormai i coniugi Strada e Aredo Bossi, il volontario della The Banfield che li segue da anni e che è, a sua volta, assolutamente gratificato da questo compito. Per me, io quando ho finito questo lavoro, mi sento un'altra persona. A me gratifica molto. Una sezione speciale della The Banfield è dedicata poi in modo specifico al sostegno ai malati di Alzheimer e ai loro familiari. È dal 95 che l'associazione ha organizzato e ha pensato a dedicare una informazione, consulenza e servizi speciali per familiari di persone affette da Alzheimer. Dal 95 infatti noi siamo affiliati all'Alzheimer Italia, e con la quale abbiamo collaborato per implementare centri di ascolto e per diagnosi specialistiche. Un altro servizio importante fornito dalla The Banfield è rappresentato dal prestito di attrezzature di sostegno agli anziani. Ce ne sono circa 900 nel magazzino sito nella zona industriale della città. Solo lo scorso anno sono state più di 400 le persone che ne hanno usufruito. Prestiamo carrozzine, comode, letti, deambulatori, stampelle, e solitamente appunto c'è questo primo intervento in sede dove viene fatta la consulenza, poi la persona arriva qua nel nostro magazzino dove abbiamo i volontari, i quali forniscono l'ausilio che noi abbiamo individuato. Poi nel momento in cui o non serve più o la persona ha ricevuto l'ausilio direttamente dall'azienda sanitaria, ce lo restituisce e viene fatta una verifica in modo che sia in condizione di essere utilizzato nuovamente, e il circolo virtuoso, diciamo, riprende. Anche qui, per la gestione del magazzino e le piccole riparazioni, troviamo dei volontari che non hanno certo smarrito lo spirito di quando erano giovani scout. Siccome noi eravamo in antico scout, siamo partiti da piccoli con questo spirito di servizio, andiamo avanti anche da vecchi. Va bene il volontariato, ma tutta questa attività assistenziale ha inevitabilmente dei costi e l'associazione The Banfield non riceve, se non in minima parte, contributi pubblici. Come si sostiene allora? Si sostiene per il 95% con contributi squisitamente privati. Contributi privati significa che derivano dalle fondazioni, ma gran parte di questi contributi sono proprio contributi che vengono dati da privati cittadini. Sono persone che magari sono state assistite dalla nostra associazione, ma la maggior parte no, sono proprio degli amici che credono nel nostro lavoro e che ci aiutano dandoci delle piccole donazioni, un contributo. Molti di loro si fanno soci perché è anche importante rafforzare la compagine associativa. Ci sono anche persone che ci hanno aiutato molto con dei lasciti testamentari. La sede nella quale noi ci troviamo in questo momento è un'eredità di una signora che ha voluto donarci questo appartamento proprio per far sì che esso diventasse sede dei nostri servizi. Sì, l'associazione ne ha fatta di strada in questo quarto di secolo, da quando è iniziato l'attività in una vecchia soffitta di via Filzi, con due sole assistenti sociali guidate dalla stessa baronessa De Banfield, giustamente orgogliosa oggi di questi 25 anni di attività, ricchi di soddisfazioni e di ricordi. Ne ho talmente tanti, tutte le persone che ci hanno aiutato, tutte le case che abbiamo cambiato, tutti gli aiuti che abbiamo avuto da tutti. Tutto quello che io le posso dire e che per me, che fra poco, non dico insomma, mi avvicino ai 90 anni, comunque è una ricchezza enorme quella che mi ha dato l'associazione The Banfield e l'insegnamento che ci ha dato nostro padre, di mio fratello e me, di essere sempre vicini al prossimo, e soprattutto, visto che lui fra poco lo raggiungerò come età, soprattutto verso i vecchi. E questi suoi ricordi e tutte queste esperienze mi hanno dato una ricchezza enorme e mi aiuterà a invecchiare ancora meglio.